Madonna, ma vit fazzen de brut, Chiami, mi so cacchet sotto, io sono il panolino, mi so cacchet sotto. Mi sono cagato sotto, mi sono cagato. Madonna, c'ero a stent, Josh, Madonna, me nume la comasce. Madonna, me nume la comasce, Josh, mo non mandaresse nudo di tutto quel che succede negli altri campi. Non me ne frega nudo, me nume la comasce, Wagni. Madonna, un miracolo, ma vi fate morire, e ci va mangiare io, ci penso che io ancora devo mangiare, ma come ha fatto in questo uomo che ha rivoltato? Vedo una vita feccata male, vedo una vita femmina, ma, vedo una vita femmina, ma, l'ultimo minuto c'è Robit Stetka a pesce cambane, c'hai Robit cambane, tutto il passaggio, sbaglio passaggio, non si sbaglio, dal, vede, boom, sbaglio passaggio da te, attenzione là, boom, sbaglio passaggio a cu, a wandaku, da wandaku, boom, sbaglio, ma quando errore avete fatto? Quando errore avete fatto, io, come cazzo, a febbo, vio, a come a febbo, vio, a come a fe, madonna, e chiede, madonna, e quando mi salvete la palla sopra la linea, due volte consecuti, a volte, no, pum, sopra la linea, siamo anch'io, ma ti amo. Arrete, manda a terco, pum, sopra la linea, ficaio, tomori, madonna, ma ti sei fatto perdonare, ficaio, oggi abbiamo visto il primo vero errore di tomori. Si è lasciato scappare sul gol, sul calcio d'angolo destro, arretù gol, si fa cadaciù sangue, po! Mannaggia, sto tanto a neo a segno, c'è cazzo, po! Cut Gagliante venne a chiamare da casta e te un assegno contro a neo, ma nemmeno un pochino di come si dice, cioè, non ti ricordi niente di quello che abbiamo vissuto insieme al Milan, che un assegno contro ogni volta, ma dai, yes, proprio non lorda, dai, yes! E invece la speech fa piacere. Madonna, ma guagni. E quei minuti finali. Kronic. Ma come ce l'ha fede? Una palla, un contropiede da soli. Da soli in sta mascella. Cosa che si è lanciato a rete. Non gli servi la palla. L'ultimo minuto di gioco non gli servi la palla. Perdi la palla, se ne vanno in contropiede per l'ennesima volta. Ogni canuto ne una certa età, abbiamo una certa età. Cioè il cuore nostro può reggere fino a un certo punto. Come cazzo ma fe a pisa vivo? A come ma fe? Io veramente, ogni. Oggi è stata una prova proprio di. Difficile da mandare giù. Madonna, mi ha vinto la partita. Importantissima. Madonna santa, un'importanza proprio. Madonna, pesante, ragazzi, pesante. Ogni prima che me ne scordo, stasera live sul mio canale dopo la partita Napoli-Inter, ok? Vi aspetto in tanti, ci saranno gli ospiti oggi, tifosi del Napoli, tifosi della Juve, tifosi del Milan e tifosi della Fiorentina, proprio per parlare a 360 gradi di tutta la giornata, la 31esima giornata, che è veramente una partita, oggi una giornata molto ma molto importante, quindi vi aspetto in live intorno alle 10:30, 11:20, appena finisce la partita Napoli-Inter, vi aspetto in tanti, ok? Mi raccomando. Guagni, detto questo, ragazzi, vogliamo parlare un po' dei singoli ad avere, ripeto, oggi c'è stato quell'errore di Tomori che so dite un attimo, una frazione di secondo che se l'è perso am bucket un gol e poi si è rifatto con quel salvataggio sulla linea. Per il resto, ragazzi, non abbiamo concesso un granché, anche se il Genoa ha giocato una squadra in salute, una squadra in forma e ha anche delle ottime individualità, questo è poco ma sicuro. Abbiamo fatto una partita importante
soprattutto all'inizio, dove l'atteggiamento è stato giusto. Siamo passati in vantaggio, di solito è difficile passare in vantaggio in queste partite qua, soprattutto con queste squadre che sono belle arcigne, belle chiuse dietro, organizzate. Siamo passati in vantaggio con un gol meraviglioso di Ante Rebic. Di solito Ante, quando minz bel capiti cosa piglia, si nuca, si da cada male. Poi subito dopo te si fracchetta un gol, freddamente, si fatta cada male. Come hai fatto a sbagliare quel gol? Hai fatto un gol di sinistro, quella giocata lui ce l'ha. Si gira, appena si gira, faccia l'aish da sinistra. Fum da sinistra. Faccia l'aish che è una bellezza. Quando ti giri e calci di sinistro in quella maniera c'è poco da fare. Un gol meraviglioso contro la Roma, un gol meraviglioso contro il Parma e un gol meraviglioso oggi, nella stessa identica maniera. Poi mi sbagli un gol a un metro dalla porta di destro, che di regola dovrebbe essere il tuo piede. La si scelte tua terza anit. Mannaggia, come ce la fai? De passif sopo 2-0, passif. N'avit fatka da male, anzi no, andavi subito sul 2-1, voglio dire. Però ragazzi, va bene come è andata, non invece no. Mi è piaciuto Kalulu nel primo tempo, un bel piglio, è entrato anche abbastanza bene Dalot. Dopo sta giocando meglio il nostro Dalot ultimamente. Una partita importante di tutto il centrocampo, sia Benacer che Kessié hanno giocato abbastanza bene, un po' di precisione in più non sarebbe male, questo è poco ma sicuro. Stesso discorso anche per Teo Hernandez, anche tu Teo, ultimamente troppi errori proprio in fase di ripartenza, nel passaggio. Ci vuole ragazzi un pochino di precisione in più in tutte le situazioni, perché pecchiamo di precisione quando dobbiamo fare la scelta decisiva, il passaggio determinante, lo sbagliamo spesso e volentieri. Ancora stesso discorso per Çalhanoğlu. Dobbiamo cercare di essere più incisivi, Wagner. È troppo importante. Non mi potete sbagliare i passaggi determinanti davanti alla porta. Quando si fa l'ultimo passaggio per poi fare gol. Leao oggi male, perché comunque non mi puoi sbagliare il tocco decisivo per poi fare gol. L'appoggio, lo stop decisivo. Tu stop il pallone e calci in porta. Hai sbagliato lo stop, la palla si è allungata, si scivolata. Ma cazzo si fa? Basta si fa la che si fa tu fungi un gap si fa. C'è cazzo, non mi fa fede si chiacchiera di capire di cosa. Ah ma fa il gol, fate un bel caround e scappa il pallone in porta, che la chiacchiera se la porta un wind. Selmakers, tanta corsa, tanta, diciamo, la solita elettricità in campo, mi è piaciuto, è abbastanza positiva la sua prestazione. Che altro dire? Mandzukic è entrato praticamente nell'ultima mezz'ora, ha giocato un quarto d'ora, dopodiché è rimasto fermo ad Axia come un calandram. E so capito che ti ha messo in volta, e però, fratello, il campionato mi fornisce. Appena entrato si è fatto sentire, eccetera, quello sì. Però subito dopo, fermo là davanti. Arrivava un lancio, ferma da Xe. Oh, è dato da Fene, pick di Chio, però. Escia da, vai. E poi, ragazzi, volevo parlare del nostro oggi attaccante aggiunto. E gli dedico anche un coro. Yo, e Scamacca segna per noi. Yo, e Scamacca segna per noi. Quando stai a fare il gol per noi, allora mo te ne puto venire, fino ad ora stiamo a dire che facciamo, scegliamo Scamacca, scegliamo Vlahovic, scegliamo Belot, che sa, dopo questo gol decisivo, te ne puto venire tranquillamente, Scamacca Milan, yo, e Scamacca segna per noi. Ciao a tutti ragazzi, buon appetito, è un grande Milan, l'importanza lo tre punti, io ci vorrei socchiare, lo tre punti, da ora fino alla fine, lo tre punti, e adesso sotto con il Sassuolo, Milan-Sassuolo mercoledì, che il Sassuolo nelle altre partite ha fatto rappresentare tutta la squadra possibile immaginare, ma con tranne una seduta a disposizione, c'è te busci qua, ma ragazzi, non avesse nulla, venessi ci voi.
Devo mai sconcentrare sulle nostre forze. Concentriamoci. Ok, mercoledì torna anche Zlatan. Non abbiamo perso nessun diffidato, che oggi ce n'erano tanti, ma munizioni non ce ne sono state. Quindi Wagner, mi raccomando, vi aspetto stasera in live, ok? Mi raccomando, vi aspetto stasera in live. Forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao ragazzi, dai!